abbiamo frequentato dall'inizio il mercato in cui si sarebbe svolta poi la performance. Abbiamo stretto una serie di relazioni con le persone che lì lavorano e vivono e che abitano quel luogo la domenica, e partendo da queste relazioni abbiamo iniziato con la raccolta del nostro materiale, che è un materiale di interviste, audio e video. Io racconterò dov'è il mercato, in che quartiere si trova, dei gesti che si riferiscono a dei movimenti che noi abbiamo raccolto. Abbiamo collegato a questi temi anche un lavoro sullo spazio, che è stato effettuato durante una settimana di workshop con degli architetti, un workshop di progettazione, in cui condividendo con gli architetti questi temi abbiamo chiesto a loro di realizzare delle strutture installative che sarebbero state poi utilizzate il 27 novembre, il giorno della performance. Abbiamo effettuato una fase di lavoro in sala prove, per cui noi abbiamo studiato tre azioni performative da inserire nel quadro che si era così composto, quindi il quadro di relazioni del mercato, il quadro di rapporto con gli architetti. Aiutiamo Omar a sistemare i libri sulla sua bancarella. Piacere comunque. Non posso stringere la mano ad una donna, è la mia religione. Non parlo bene l'italiano, ma se vuoi ti rispondo. E io ci sono tutte le domeniche. Presto, sono l'unico ad avere la patente. Dalla performance site specific siamo arrivati in Paolo Grassi decidendo di raccontare quello che era stato un processo, per cui l'installazione performativa con la quale siamo presenti qui è un racconto, è una testimonianza di un mercato che in quella stanza non c'è, perché è la domenica con quelle persone, con quei volti, e che però nonostante tutto ha la possibilità di essere evocato. Tutto ciò che come realtà può essere in quanto tale, ma può essere anche invisibile, nel senso il significato altro degli spazi che noi percorriamo quotidianamente.